Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video su DF Alternative. Oggi siamo qui in un nuovo episodio di Minecraft. Siamo nel sesto episodio, subito dopo l'episodio che è uscito ieri di Dragon Ball Xenoverse 2. Perché ho voluto fare questo episodio? Perché uno, non lo facevo da parecchio tempo Minecraft, e due, mi è venuta un'idea. Visto che ho, ragazzi, ho un botto di pecore e mi dà fastidio vedere queste pecore davanti a casa, voglio fare praticamente sottoterra un recinto dove mettere tutte le pecore di vari colori. Per esempio rosso sta nella parte rossa, verde nella parte verde. Non ce l'ho il verde, però comunque va bene. Cosa state vedendo ora? Mi starete chiedendo cos'è tutto questo che ho costruito? Ieri praticamente mi è venuta voglia di giocare a Minecraft e ho praticamente abbellito tutta la casa. Ho messo praticamente, come potete vedere, questa specie di sentiero che porta da casa fino alla costruzione che ho fatto nello scorso episodio di Minecraft. Molto carina, mi è costato parecchio, però comunque è molto carina. In casa, come potete vedere, c'è anche un gatto. Questo gatto praticamente l'ho trovato nel villaggio. Ho detto, avevo il pesce e me lo sono preso. Poi la parte più bella arriva ora, perché ho praticamente farmato come un dannato e mi sono preso un botto di roba. Praticamente sono andato alla ricerca di villaggi e cioè, ho trovato 3-4 villaggi che mi hanno dato un botto di roba. Partiamo da qua, non c'è niente. Partiamo da qua, che c'è il cibo, che non mi interessa. Poi qui ci sono i letti. Dici, perché ci sono i letti? Che mi sono fatto di perché mi piacevano. Caso mai mi serviranno in qualche modo, li tengo. Poi qui ci sono i vari blocchi. Come potete vedere, ci sono un botto di lana. E devo colorare le altre pecore. Ci sono 3 blocchi di magma, perché li ho trovato sotto acqua. Poi ci sono l'ossidiana, che l'ho trovata nei villaggi. E poi tutte le cose di cobblestone che ho fatto per costruire questa roba qua. Poi qui ci sono praticamente delle cazzatine. E qui ci sono cose che serviranno nel prossimo episodio. Qui sono altre cazzatine. E qui c'è la parte bella, cose che ho trovato sempre ed esclusivamente nei villaggi. Ho trovato lapislazzuli, ho trovato smeraldi, ho trovato minerali d'oro e poi ho trovato i diamanti, che sono praticamente la cosa più preziosa che ci sta adesso. Poi, a proposito, ho visto che adesso vi manderò una clip, vi farò vedere una clip che praticamente è quando ho trovato i diamanti. Sono stato veramente felicissimo quando ho trovato quei diamanti, perché veramente erano bellissimi, erano un botto. Poi eccoli qua, 9 diamanti. Ho anche trovato il totem del non morto e ho trovato, perché durante un combattimento con i villaggeri l'ho trovato, e con quelli là che fanno, vabbè, comunque avete capito. Ho trovato le selle e un botto di roba. Adesso ho voluto aspettare a voi per farmi appunto i vari pezzi di spade, piccone, eccetera. Ho del legno. Sì, eccolo qua. Allora, raga, mi sono preso un botto di legno da lì, perché praticamente volevo farlo di colore diverso, perché comunque questo legno mi piace tanto. Anche questo legno, anche il legno di quercia mi piace, però sinceramente il legno più scuro fa molta più scena, e comunque ho preso veramente tantissimo. Andiamo qua e facciamoci tutti gli stecchini. Allora, facciamoci una bella spada e un bel piccone. Quanti? Me ne mancano 4 e mi faccio i piedi. Va bene, mi faccio i piedi. Ok, adesso cosa andremo a fare in questo episodio? Andremo praticamente, come detto prima, a fare... C'è la pala? Sì. Andremo a fare un recinto per le pecore sotterraneo, ovviamente. E lo farò partire da qua. Qua dietro, lo farò qua dietro. Farò il segno. Allora, lo voglio fare. Voglio farlo partire da... Ah, qua c'è la coltivazione che ho fatto anche ieri. Vedete, tutta lunga così. E lo voglio fare praticamente qua. O voglio fare qua. Sì, lo faccio qua. Ok. Facciamo il segno. Farò un buco praticamente che andrà sottoterra. E una volta andato sottoterra farò tipo dei padiglioni per tutte le pecore.
Poi ovviamente metterò anche gli altri animali. Il problema sarà come far arrivare gli animali da sotto. Vabbè, ci penseremo più tardi. Eccole qua. Ma va a cagare. Comunque, eccole qua. Saliamo di... Vabbè, non lo tagliamo ancora. Saliamo così. Ok. In modo che poi scendiamo e andiamo a finire... su dove? Non lo so. Allora, vorrei prendere i letti. Perché i letti non fanno prendere molto danno. Però... L'acqua potrebbe andare anche bene. Oh cazzo. Perché non mi picchiano? Non lo so e non voglio saperlo. Meglio così, non mi rompono i coglioni. Allora. Dovevo prendere. Ma perché mi scordo, maronna mia? Mi scordo sempre tutto. Che cazzo. Allora, dovevo prendere i letti, vediamo un attimo quando ne prendo. Vabbè, ne prendo un botto, non mi fotte. Tanto, ce ne ho. Uccidiamo un attimo questi coglioni perché li voglio un attimo tolti dalle palle perché già mi stanno rompendo il cazzo. Non mi stanno facendo nulla, però. Toglietevi, via, via. Ok. Mettiamo un attimo i letti. Ecco, vabbè. Mi sono buttato come un cretino. Perciò servono i letti. Allora, mettiamo uno qua. E mettiamo uno qui. Uno qua. Uno anche qua? Sì. In modo che non prendiamo troppi danni quando cadiamo. Poi ne mettiamo un altro qui così. E qui mettiamo l'acqua. Qui metteremo l'acqua. Una volta venuti qua, apriamo un attimo qua davanti perché ci porterà praticamente a dove metteremo le nostre pecore. Faremo il padiglione delle pecore. Quale colore? Non lo so. Però probabilmente bianche. Sì, bianche. Guardate, il problema non è costruire, ma sarà portare le pecore qua. Che sarà un problema proprio gigantesco perché sarà impossibile. Si è spaccato pure il piccolo. Vabbè, tengo quello di diamante. Fotte sega. Ok, il padiglione dei bianchi è fatto. Adesso facciamo quello dei bianchi, dei rossi. Ok, facciamo quello dei rossi. Sono pure le caverne qua che rompono i coglioni. Allora, quanto era lungo? Di 4. Facciamo uno lungo di 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Ok. Adesso mettiamo questo sopra. Ok. E quello dei rossi è fatto. Ora dobbiamo fare praticamente il colore di tutti gli animali.
Ora dobbiamo fare il colore. Allora, tengo rosso, tengo giallo, tengo. Allora, tengo l'arancione. Tengo il nero. Quindi arancione e nero. Ok, arancione e nero. Facciamo il nero qui. Così si capisce che è il color rosso. Colorare tutto il padiglione di rosso sembra una cazzata. Quindi non lo faccio, non lo farò. Adesso arancione. Ok, arancione fatto. Adesso il bianco. Ok, poi il nero. E perché mi do il piccone? Facciamo il nero. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, minchia, ma ne manca uno. Ok, allora, gli altri colori non ce l'ho. Non ho gli altri colori. E magari poi me li farò più avanti, raga. Per ora questo stile caverna mi piace. Allora, potrei cambiarlo e metterlo tipo stile legno, perché di legno, come ho detto prima, ce n'ho parecchio. Però per ora vi ho fatto vedere, per esempio, la costruzione che voglio fare. Non ho preso danno. Vabbè. Comunque, la costruzione è questa. Magari da solo mi modificherò tutto, per esempio, invece di questo legno, queste cose, di questa pietra, metterò del legno, eccetera. Allora, facciamo un attimo. Metterò le pecore in questo episodio? No. Voglio metterle praticamente. Ragazzi, è un lavoraccio alla fine, lo vorrei fare su. Alla fine vorrei farlo da solo, ok? Questo episodio era praticamente perché ho fatto questo episodio, non lo so. Devo essere sincero, non lo so. Però, per farvi capire un'idea, per farvi vedere comunque la costruzione. Poi comunque vi farò vedere nel prossimo episodio come è venuto. E nel prossimo episodio faremo appunto la costruzione che vi ho detto,
No, che non vi ho detto, che però serve comunque la redstone. E noi ci rivediamo in un prossimo video, quindi il video è finito. Noi ci rivediamo in un prossimo video. Spero che il video vi sia piaciuto. Però se non vi è piaciuto vi capisco perché non ho fatto un cazzo. E nulla. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!